Nel giorno dedicato alla ricorrenza del santo patrono di Pescara, con un consiglio comunale straordinario, il comune di Pescara ha conferito le alte benemerenze civiche del Ciatte d'Oro e del Delfino d'Oro. I riconoscimenti sono annualmente assegnati alle personalità che si sono messe in luce nei diversi ambiti della cultura e della vita civile, onorando la città di Pescara con le proprie azioni, sia personali che professionali. Con questi premi che noi consegniamo, il Ciatte d'Oro e il Delfino d'Oro, facciamo la sintesi dell'identità della nostra città declinata in ogni espressione, dalla cultura all'economia, all'imprenditoria, al sociale, alle istituzioni, allo sport. È un grande momento di festa per far emergere quelle che sono le caratteristiche dei pescaresi, la voglia di fare, la determinazione, il coraggio, la visione, tutte queste caratteristiche che fanno sì che Pescara sia una città sempre giovane, intraprendente, che guarda al futuro. Sembra facile rispondere, ma non lo è. Sono 40 anni che sono arrivato. È vero, non sono nato né cresciuto qua, però mi sento pescarese, 40 anni, una famiglia qua, figlie cresciute qua, mia moglie di qua, la famiglia Marinelli che mi ha accolto da sempre. Lo sport all'inizio, la vita dopo, la città ti riconosce qualcosa, non può fare altro che farmi piacere, ma sono io che sto in debito con la città. Ho ottenuto di Pescara molto di più di quel poco che ho potuto dare io, però molto onorato, è un privilegio. Inoltre, all'interno della rassegna sono state assegnate una benemerenza e 4 premi speciali relativi all'emergenza Covid. Quest'anno premiamo queste categorie che sono state più impegnate, che si sono sacrificate, che hanno dato il cuore, la passione per risolvere i problemi dei cittadini pescaresi e non soltanto dei pescaresi.